A poco meno di 3 mesi dal violento terremoto che ha colpito in aprile l'Ecuador, causando quasi 600 morti e migliaia di feriti, il Pontificio Consiglio Cor Unum ha voluto portare un segno tangibile della propria vicinanza attraverso la visita del sottosegretario Monsignor Segundo Tejado Muñoz. Una presenza che si collega idealmente con le immagini di un anno fa, quando l'Ecuador salutava festoso l'arrivo di Papa Francesco. 3 giorni intensi, durante i quali furono numerosi i momenti d'incontro del pontefice con la gente, specialmente coi giovani. E proprio le scuole, insieme a chiese e ospedali, sono state al centro della missione compiuta da Monsignor Tejado Muñoz nelle diocesi più colpite. La difficoltà adesso è anche sono i templi, perché fondi per ricostruire scuole, ospedali, eccetera, si trova fondi per ricostruire la casa del popolo di Dio, i templi, e questo è più difficile, e questo mi facevano vedere i vescovi, questa è una loro preoccupazione, perché alcuni templi sono stati molto danneggiati. Noi vogliamo un attimino aiutare anche i bambini, i ragazzi, ci sembra che in questo momento ricostruire una scuola bene, una scuola con tutti le misure di sicurezza architettoniche, fare una scuola a modello, per noi sembra una priorità. Monsignor Tejado Muñoz non è nuovo ad affrontare l'emergenza terremoti e ne conosce bene gli effetti, anche psicologici, sulla gente, come ad Haiti nel gennaio del 2010. I terremoti creano una situazione veramente nelle persone di una enorme paura. Ho trovato molte famiglie che non volevano ancora tornare a vivere nelle case, nonostante il governo aveva dato l'agibilità per tornare ad abitare, e preferivano stare nelle tende. Abbiamo trovato anche alcuni campi di tende. È sempre una situazione veramente difficile, dove la Chiesa ha un ruolo importantissimo, perché la Chiesa in fondo è quello che porta agli uomini la speranza, e sapere che dopo il terremoto c'è vita, c'è speranza, c'è un futuro. C'è qualche cosa che ci attende, la presenza di Dio nella nostra vita. Questa è la cosa più importante da fare. Questa è la vera ricostruzione. Sono le persone, i cuori degli uomini. Conclusa la visita in Ecuador, Monsignor Tejado Muñoz si è recato a Bogotà, in Colombia, per l'annuale riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Popolorum Progressio per l'America Latina, che ha esaminato una serie di progetti in favore delle comunità indigene, meticce, afroamericane e contadine dell'America Latina e dei Caraibi per l'anno 2016. Sono piccoli progetti che vengono finanziati in gran parte dai vescovi italiani, dai fedeli italiani, dalla Conferenza Episcopale Italiana, e li studiamo, li valutiamo per poi presentarli alla Conferenza Episcopale Italiana perché vengano finanziati. Ci sono molti progetti che riguardano piccole comunità indigene per avviare un qualche sistema di microproduzione, per esempio di produzione di uova, di cose di tipo molte volte agricola, di questo tipo, piccole cooperative, molte di queste cose. Poi anche ristrutturazione di qualche sala per un collegio, per una scuola, materiale audiovisivo per scuole, e pozzi d'acqua, tantissime attività.